Buongiorno amiche e benvenute sul mio canale. Oggi vi farò vedere il tutorial al buio, però questa volta alla luce. Quindi se voi avete volete giocare, diciamo così, e state per guardare questo video, potete fare una prova e andare nel tutorial di lunedì scorso, perché adesso è giovedì, potete andare nel tutorial di lunedì scorso e provare a fare questo bracciale che io vi farò vedere ora senza vedere le immagini, ma solamente ascoltando la voce. Ho fatto appunto un tutorial al buio, l'ho chiamato così per fare una cosina carina e insomma per mettere un po' alla prova noi stesse. Se volete farlo, andate al tutorial di lunedì scorso e provate a farlo appunto al buio, altrimenti io vi do il benvenuto in questo video e cominciate a guardare. Invece, per tutte coloro che già hanno provato a farlo al buio, complimenti, brave, spero che vi sia riuscito bene. E adesso ne andiamo a vedere insieme l'esecuzione, quindi come effettivamente il lavoro sarebbe dovuto venire, ma sono certa che sarà venuto benissimo a tutte voi. Siete pronte? Cominciamo! Per fare questo tutorial cosa utilizzeremo? Utilizzeremo il Bliss in questo bellissimo colore. Vedete che bello, secondo me adatto sia in estate che in inverno. E il Bliss, come vi dicevo, il colore 802/O, dove O sta per il lamé oro. Ed è il Bliss, un bellissimo, io lo adoro. Filato in viscosa e lamé con un'anima in cotone e lo potete utilizzare sia per le vostre creazioni ad uncinetto che a macramè ed è bellissima anche la versione elastica del Bliss, io ve la consiglio assolutamente. Poi utilizzeremo due anellini, utilizzeremo un moschettone un po' grandicello oppure potete utilizzare un bottone o fare una pallina con il Bliss o un cristallo grande oppure utilizzate una di queste bellissime chiusure a T che trovate sul sito di Fili e Forme che però questa grandezza è eccessiva per questo tipo di bracciale, ne trovate anche in altre misure, in altri colori che io trovo comodissima. Poi utilizzeremo un uncinetto, io sapete che utilizzo sempre quelli della Clover Italia, diffidate dalle imitazioni perché non tutti i manici colorati con gli ciccioni sono come quelli della Clover, anzi come quelli della Clover non ci sono, non hanno nulla a che fare, ci sono in giro delle imitazioni, insomma le classiche cinesate, che non apportano nessun beneficio alla mano perché non hanno il manico ergonomico, hanno solo un manico colorato ciccione, ma non come quello della Clover. Queste sono cose serie e studiate appositamente per le creative. Vi assicuro che per chi come me ha l'uncinetto in mano anche 10 ore al giorno, la differenza si sente. Utilizzerò un 1,75, ma potete provare anche con un 2 se lo trovo. Aspettate, eccolo qua, anche con un 2. Uno è verdino e uno è pure verdino, ma in un'altra tonalità. E che facciamo? Utilizzeremo dei cristalli da 6 mm. Non ne serviranno molti, io ne ho messi una ventina, credo. Ovviamente dipende da quanto verrà grande il bracciale, quindi dalla grandezza del vostro polso. Ne mettete 20, 22, 24, quelli che volete e poi tanto il resto si toglie. Ciao. Allora, prendiamo il nostro filato, come sempre, filo corto verso di noi, filo lungo dall'altra parte, inseriamo l'uncinetto tra il dito e il filato, facciamo un giro ed andiamo a fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi fate 5 catenelle. Accavallate il filo due volte per fare una maglia alta doppia. E andremo a puntare l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo fatto e ci lavoriamo questa maglia alta doppia. Quindi chiudiamo una volta, aspettate che mi è sfuggito, a cavallo 1, a cavallo 2, inserisco, tiro fuori il filo, chiudo una volta, chiudo due volte e chiudo tre volte. In pratica avrete un anello.
Ora facciamo da adesso in poi 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Accavalliamo nuovamente il filo due volte sull'uncinetto e andremo ad inserirci nella seconda catenella che abbiamo fatto, quindi non la prima, cioè quella subito dopo l'anello. L'anello precedente, ma nella seconda inseriamo l'uncinetto e di nuovo facciamo una maglia alta doppia, quindi chiudiamo 1, chiudiamo 2 e chiudiamo 3. Quindi avremo due anelli. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Accavalliamo il filo due volte. Ci inseriamo nella seconda catenella che abbiamo fatto e andiamo a chiudere con i tre passaggi e avremo un terzo anello. Questo anello, questa serie di anelli dovrà essere lunga tanto quanto il vostro polso, considerando ovviamente che dobbiamo andare ad aggiungere, le chiusure. Quindi si continua. Io ovviamente forse non l'ho detto, ma ho inserito i cristalli come al solito bagnando il filo con l'attac, quindi la parte iniziale, come vedete, è rigida e li ho inseriti. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, accavalliamo due volte, andiamo nella seconda catenella, chiudiamo 1, chiudiamo 2 e chiudiamo 3. E di nuovo altre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, a cavallo 1, a cavallo 2, seconda catenella di quelle che abbiamo fatto, delle 6 che abbiamo fatto, e andiamo avanti fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Avrete quindi una serie di cappiolini che poi andremo a lavorare. Quindi una volta che avete fatto un numero sufficiente di anelli per la grandezza che vi occorre, andrete a fare una catenella e la chiuderete nell'ultimo anello che avete fatto. Quindi il lavoro adesso comincerà ad andare in avanti e indietro. Farete una maglia bassa nell'anello, dopodiché farete 3 catenelle, accavallate il filo e fate all'interno di questo anello una maglia alta. Poi, sempre all'interno dell'anello, due maglie basse, una di seguito all'altra. Poi 3 catenelle, accavallate il filo, fate una maglia alta e poi una maglia bassa. Tutto questo sempre all'interno dell'anello. Dopodiché inserirete l'uncinetto in quella catenella che avete lasciato vuota. Vi ricordate, abbiamo fatto 6 catenelle inserendo l'uncinetto poi per fare la maglia altissima nella seconda. Abbiamo quindi lasciato libera la prima, quindi andiamo ad inserire l'uncinetto. Andiamo per fare una maglia bassa, quindi inseriamo l'uncinetto nella catenella. Prendiamo il filo, lo portiamo verso di noi. A questo punto ci avviciniamo uno dei cristalli che abbiamo sul filo e lo chiudiamo con una maglia bassa. Quindi facciamo una maglia bassa con un cristallo e il cristallo sarà ovviamente dall'altra parte del lavoro. A questo punto proseguiamo, andiamo a fare una maglia bassa nell'anello accanto, poi 3 catenelle. Accavalliamo il filo e facciamo una maglia alta. Poi due maglie basse sempre in questo anello. Di nuovo 3 catenelle. Accavalliamo il filo, ci facciamo una maglia alta sempre nello stesso anello. Poi una maglia bassa. E poi inseriremo l'uncinetto nella catenella vuota, prendiamo il filo, lo portiamo verso di noi, avviciniamo il cristallo e lo andiamo a chiudere. Andiamo nella cappiolino che si è formato successivamente, maglia bassa,
catenelle, accavagliamo il filo per fare una maglia alta sempre all'interno di quel cappietto, 2 maglie basse, 3 catenelle, aspettate che mi srotolo il filo, 1 maglia alta, accavalliamo il filo, facciamo una maglia alta e facciamo una maglia bassa. Ci inseriamo con l'uncinetto nello spazio, nella catenella vuota che c'è tra le due anellini, chiamiamoli così. Inseriamo l'uncinetto, portiamo il filo verso di noi per fare una maglia bassa. Prima di chiuderla, avviciniamo il cristallo e lo chiudiamo. Di nuovo andiamo nell'anellino accanto, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, accavalliamo il filo e facciamo una maglia alta, quindi dopodiché 2 maglie basse, poi 3 catenelle, accavalliamo il filo, facciamo una maglia alta, una maglia bassa, tutto questo all'interno dello stesso anellino. Dopodiché cominciamo ad avvicinarci il cristallo, inseriamo l'uncinetto nella catenella vuota. Quando abbiamo 2 fili sull'uncinetto, avviciniamo il cristallo e lo chiudiamo. E proseguiamo praticamente per tutti gli anelli che abbiamo fatto. Al momento il lavoro è questo. Io continuo e ci vediamo quando arrivo al termine del giro. Allora, io sono arrivata ho fatto praticamente un lato. Considerate che eravamo sul rovescio, quindi abbiamo fatto un lato. Misuratevi il bracciale perché magari mentre lo lavorate può essere che cresce. Se la chiusura che avete scelto, il moschettone che avete scelto è sufficiente per poi chiudere, ovviamente non serve fare anellini e niente, andrete solamente ad attaccarvi poi con gli anellini ai lati e metterete il moschettone. Se il bracciale è ancora, vedete che è troppo corto, perché a volte capita che durante una lavorazione si possano sbagliare le misure, non c'è problema, si rimedia. In questo caso farete un cappiolino fatto di 1, 2, 3, 4, 5 maglie, quelle che volete, anche di più, e lo chiuderete con una maglia bassa nello stesso punto, di modo che quando poi dall'altra parte andrete a mettere il moschettone si aggancerà direttamente a questo cappio. In questo caso a me sembra sufficiente la lunghezza che ho messo solo con gli anellini e il moschettone. Quindi adesso cosa facciamo? Noi abbiamo fatto il lavoro per un verso, continuiamo sempre sul rovescio perché i cristalli voi li dovrete, non li vedete così con il lavoro come avete fatto. Quindi continuiamo girando il lavoro, cioè continueremo sempre a lavorare sul retro. E di nuovo abbiamo terminato con una maglia bassa, ne facciamo un'altra così dove ci andremo ad agganciare l'anellino, ne facciamo un'altra ancora ripetendo il motivo di prima. Quindi abbiamo fatto nell'ultimo anello, ve lo ridico per facilitare, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta, 2 maglie basse, 3 catenelle, una maglia alta e una maglia bassa. Poi faremo una maglia bassa centrale e adesso di nuovo ripeteremo il motivo. Quindi una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta, 2 maglie basse. Mi srotolo il filo. Catenelle. Una maglia alta ed una maglia bassa.
A questo punto ci troviamo in quella parte centrale e andremo, scusate, ad inserire un altro cristallo. Come faremo? Ci andiamo ad inserire nella maglia che troviamo, il cappio che è stato formato dalla maglia bassa precedente. Quindi andiamo ad inserire l'uncinetto come prima, quando abbiamo due fili, avviciniamo il cristallo e lo chiudiamo. Continuiamo la chiusura normale. Andiamo nell'anellino accanto e di nuovo una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta, 2 maglie basse, 3 catenelle, una maglia alta. Ed una maglia bassa. Di nuovo con l'uncinetto all'interno dello spazio che troviamo, prendiamo il filo, lo avviciniamo, lo facciamo passare attraverso la maglia. Quando abbiamo due fili sull'uncinetto, ce la andiamo a chiudere e ricomincia poi tutto quanto. Quindi una maglia bassa nell'anello successivo, 3 catenelle. Accavalliamo il filo per fare la maglia alta, 2 maglie basse, 3 catenelle con le quali faremo una maglia alta ed una maglia bassa. Se voltate il lavoro vedrete che sta venendo questa lavorazione molto carina. Può essere un bracciale, può essere un bel collarino, poi ovviamente va aggiustata tutta, sembrano tipo delle farfalline, un qualcosa del genere, e i cristalli vanno inseriti. Come vedete, i cristalli non sono tantissimi, poi ovviamente potete anche sbizzarrirvi da provare, magari anche con, non so, con il Sorrento, farlo col blissino, il Sorrento, mettere cristalli più piccoli invece di metterne uno da 4. Si può provare a fare dei gruppetti di tre cristalli, però più piccoli. Io vado avanti e ci vediamo al termine del giro. Allora, eccomi arrivata al termine anche di questo giro. Ovviamente sto da questa parte, cioè quindi ho lavorato sul retro. Ho fatto tutto il, diciamo, tutta quella parte che abbiamo fatto finora. Quindi ho terminato con la maglia alta e poi una maglia bassa. Mi vado a fare un'altra maglia bassa centrale. Anche in questo caso rimisurate il bracciale, controllate se la lunghezza per voi va bene, quindi a seconda poi della chiusura che avete deciso di mettere, se va bene lo spazio che rimane, ed anche in questo caso, se vedete che è corto, fate un anellino con 5, 6, 7 catenelle a seconda di quello che vi occorre, dove poi andrete ad attaccare l'anellino e la chiusura. In questo caso a me non serve, quindi mi vado ad inserire con l'uncinetto nella prima maglia bassa che era stata fatta, mi faccio una maglia bassissima, mi cerco la forbice, taglio il filo e chiudo il lavoro. Ovviamente me lo vado a chiudere sulla parte del retro, quindi mi faccio il classico nodo come facciamo sempre. Ovviamente state attenti a non tirare il filo, non eccessivamente. Ecco il bracciale, come viene, come vedete, una cosa molto carina, molto simpatica, così da indossare volendo anche a doppio e perché no, un bellissimo collarino. Mi vado a chiudere il filo anche dall'altra parte.
Mi prendo delle pinze. Sì, che continua ad abbaiare. Apro le pinze, mi inserisco l'anello nella maglia bassa centrale che avevamo fatto, ad uno metto il moschettone, mi richiudo. Quindi anche da questa parte mi vado ad inserire un anello, oppure a seconda poi anche della grandezza del moschettone vi regolate con l'anello, oppure se non volete mettere l'anello metallico potete tranquillamente andare a fare, come vi ho fatto vedere prima, una serie di catenelle con le quali poi vi andrete alle quali poi vi andrete ad agganciare. Quindi eccoci qua, e il bracciale è pronto, pronto da indossare. Io lo trovo molto molto carino, molto semplice. Ovviamente i metodi di chiusura sono tantissimi, potete utilizzare le chiusure a morsetto e poi mettere il moschettone, potete, come vi ho detto prima, inserire un bottone, veramente ciò che volete. Insomma, questo è il bracciale. Io vi ringrazio per aver seguito. Spero che chi ha fatto prima il tutorial al buio, insomma, sia andato tutto liscio. E quindi niente, io vi ringrazio e ciao.